Perché la sua analisi del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, insomma dell'invasione della Russia, ha creato e ha suscitato tante polemiche? Forse perché lei ha detto che la responsabilità militare è ovviamente della Russia, ma c'è anche una responsabilità politica del crollo della pace, e questa è soprattutto dell'Unione Europea. L'hanno accusato di non dire esplicitamente che c'è un aggredito e un aggressore. Ma in primo luogo questo non è vero, perché io l'ho sempre detto, l'ho scritto, che Zelensky è l'aggredito e che Putin è l'aggressore. Ho sempre detto di essere completamente schierato dalla parte del blocco occidentale e dalla parte dell'Ucraina. Ho sempre condannato l'invasione di Putin. Io credo che la mia analisi abbia scatenato delle reazioni così veementi per due ragioni. La prima è una ragione endopsichica, cioè una ragione psicologica. Le persone hanno paura che quello che io dico sia vero. E quindi c'è un rifiuto di quello che io dico. Soprattutto di che cosa hanno paura? Cioè, la gente ha paura che sia vero quello che dico, che l'Unione Europea abbia commesso degli errori gravissimi, cosa di cui sono convinto e che ribadisco, che le nostre politiche espansive abbiano avuto un ruolo decisivo nello scatenamento di questa crisi. Hanno paura di pensare che Putin non sia pazzo, perché chiaramente se Putin è un individuo razionale, noi siamo costretti ad assumerci delle responsabilità. E le persone rifiutano categoricamente, questo anche i miei interlocutori, i giornalisti, politici, qualunque riflessione sulle cause. Io vorrei dire che la riflessione sulle cause è di vitale importanza per il futuro dell'Europa. Un esempio semplice è questo: quando noi andiamo dal medico non ci verrebbe mai in mente di rimproverarlo perché si sta soffermando sulla diagnosi, perché sta cercando di comprendere quali siano le cause, perché noi diamo per scontato che se il medico non ha la capacità di individuare le cause del nostro male, non sarà in grado di sviluppare una prognosi e quindi non sarà in grado nemmeno di darci la terapia giusta. Questo accade anche con la politica internazionale, in particolare con la sicurezza internazionale, che in ultima istanza è questione di vita o di morte. Quindi io dico, in primo luogo, dobbiamo ragionare sulle cause, perché se non rimuoviamo le cause di questo conflitto è destinato ad aggravarsi e a scoppiare in altre parti del mondo, oppure, speriamo mai, in altre parti d'Europa. Quindi c'è proprio un rifiuto psicologico di riflettere sulle cause. In questo momento noi viviamo un delirio collettivo in cui io vengo rappresentato come un estremista. In realtà io sono l'unico moderato, uno dei pochissimi moderati in questo paese. Gli estremisti sono il governo italiano, gli estremisti sono il PD, gli estremisti sono milioni di persone che vogliono dare le armi, riempire l'Ucraina di armi, che vogliono militarizzare l'Europa intera. Tutta l'Europa è estremista, perché certamente, sono tutti d'accordo. Certamente. Ma qual era l'alternativa? Però ne discuteremo dopo, sì, perché non voglio anticipare. Certo. Io, questo dibattito sulle armi all'Ucraina, sì, che faremo dopo. Invece io voglio chiederle delle cose e anche farle vedere un pezzettino di una dichiarazione che lei aveva fatto al Senato nel 2018. Certo. Prima di tutto però mi dica un'altra. Lei che rapporti ha con il Cremlino? Ma di nessun tipo, nel senso che io sono stato sotto due governi membro di una commissione per lo studio della radicalizzazione jihadista. Chiaramente per entrare in una commissione del governo, io all'epoca dei fatti ero coordinato da Minniti, che era una sorta di supercapo dei servizi segreti, poi sarebbe diventato ministro degli interni, e chiaramente ti passano tutta la tua esistenza ai raggi X, non devi avere nemmeno una multa per divieto di sosta, figuriamoci se avessi avuto soltanto il minimo contatto con il Cremlino o con un qualunque altro governo straniero, non sarei mai entrato in quella commissione. No, glielo chiedo perché sa che naturalmente ha fatto discutere quell'elogio che gli ha rivolto la TASC, l'agenzia, diciamo, ufficiale di stampa russa, dove e l'ha elogiata perché lei ha detto che l'Europa lavora per la guerra e non per la pace. Non la imbarazzano questi complimenti? E questo è stato il più grande onore della mia vita di studioso, che la TASS, che è un'agenzia del governo russo. E quindi, è un'agenzia proprio, diciamo, un'agenzia nemica. Non è un'agenzia. È stato più grande. Che si oppone, è proprio l'agenzia ufficiale da sempre. È stato il più grande onore della mia carriera, della mia vita di studioso, perché io ho sempre sognato di essere questo. Quello che dico ai miei studenti: uno studioso è un ponte sospeso su un abisso. Che il nemico mi percepisca come un uomo leale, che dice la verità e che è disposto a riconoscere gli errori della mia parte, perché io milito interamente dalla parte dell'Occidente. Questo per me è un grande onore, perché la missione profonda di uno studioso è di dire sempre la verità e di non avere paura
di essere attaccato, di essere licenziato, di essere condannato. Io lo dico sempre ai miei studenti, la prima qualità di uno studioso è una qualità extrascientifica, è il coraggio. Quindi non mi crea nessun problema, mi creda. Beh, ecco, però non pensa che possano averla elogiata, come dicono appunto, certo, anche qui nel nostro paese, perché lei ha posizioni favorevoli alla Russia? Io sono, non ho assolutamente posizioni favorevoli alla Russia. Diciamo, è certo, che le viene quello che secondo me le persone non riescono a comprendere è che io sono l'unico filo europeo, perché la mia tesi è che noi dobbiamo avere una gerarchia di priorità e che la priorità assoluta è la salvaguardia del territorio europeo e la difesa della vita dei cittadini europei. Quindi in realtà, più che filo americano, chiaramente non sono filo russo, io sono filo europeo, vorrei un'Unione Europea che agisse come gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono maestri nella protezione del territorio nazionale e nella protezione della vita dei propri concittadini. Però le devo dire che il primo, vede, quando io parlo in televisione in realtà parlo soltanto a un pubblico, parlo a circa 90 studenti che sono i ragazzi che frequentano il mio corso di sociologia. Io non posso predicare in aula delle cose e poi andare in televisione a dirne delle altre perché vengo linciato pubblicamente, perché vengo minacciato, perché vengo intimidito. Io sono sempre me stesso, io devo essere coerente con la mia missione, che è in primo luogo una missione pedagogica. Io ai miei ragazzi ho sempre insegnato questo, che un intellettuale deve avere il coraggio di sfidare il senso comune e non deve mai arretrare di fronte alle intimidazioni. Senta, professore, lei comunque nel 2018 al Senato, durante un'audizione, aveva lanciato l'allarme proprio sulle tensioni tra la Russia e l'Ucraina. Ne abbiamo tirato fuori 40 secondi, certo, vediamoli. Nell'est Europa stanno avvenendo dei fatti molto gravi, che a mio giudizio sono destinati ad aggravarsi con il passare degli anni, dove c'è la possibilità di uno sfondamento delle linee occidentali da parte dell'esercito russo, dove noi temiamo Putin chiaramente e al fronte con l'Ucraina dell'est, dove anche lì lui ha ammassato grandi truppe. Se davvero Putin dovesse sfondare le linee occidentali, per ovvie ragioni, perché ci troveremmo coinvolti in un conflitto e costretti a prendere una posizione per le ragioni che ho sintetizzato in quella formula, cioè alleati degli Stati Uniti protesi verso la Russia, ma è chiaro che se si va a uno scontro frontale noi finiremo per essere schierati con gli Stati Uniti. E se noi forniamo degli incentivi alla Russia affinché Putin alla fine decida di riprendersi quello che ritiene essere il mal tolto, in questo caso l'Ucraina dell'Est, la Merkel non vuole sparare sui soldati ucraini, Trump non vuole scusare sui soldati russi, Trump non vuole sparare sui soldati russi, quindi l'unica strada che resta a quel punto è un aggravamento delle sanzioni che diventerebbero pesantissime. Eccoci qua, insomma, certo, cosa glielo faceva pensare nel 2018 che poi sarebbe successo questo nel 2020? Perché per il tipo di lavoro che faccio, io ho seguito quello che accade in Ucraina 365 giorni l'anno, cioè mentre altri magari giornalisti seguono quello che accade in Ucraina quando scoppia una guerra, per la natura del mio lavoro, questo non riguarda solo l'Ucraina, io seguo quello che accade in Ucraina tutti i giorni della mia vita, quindi non un mese sì o un mese no, quindi avevo contezza dei pericoli gravissimi che si profilavano all'orizzonte. Ma questa relazione che ho ottenuto al Senato il 4 dicembre del 2018 è la prova provata che chi mi accusa di essere un fullo putiniano è soltanto un volgare calunniatore. Perché quando i senatori mi chiesero, professor Orsini, ma che cosa dobbiamo fare con le sanzioni? Era un momento in cui il governo italiano si batteva per il ritiro delle sanzioni alla Russia, per l'invasione della Crimea e per il ritorno della Russia nel G8, e io contro la linea del governo italiano dissi dobbiamo mantenere, allora dobbiamo mantenere le sanzioni contro la Russia. Se io avessi avuto intese con il Cremlino in Parlamento avrei dovuto suggerire ai senatori togliamo le sanzioni alla Russia, invece io ho dato un suggerimento, no, noi dobbiamo mantenere le sanzioni contro la Russia perché c'è il rischio che la Russia arricchendosi possa fare investimenti nell'esercito e sfondare il fronte. Quindi queste, io infatti le dico la verità, anche sono stato attaccato da questo parlamentare, si chiama Andrea Romano, io gli voglio rivolgere un appello di spogliarsi dei suoi privilegi perché lo voglio querelare. Oggi l'ho scritto anche sulla mia pagina Facebook, io chiedo a questo Andrea Romano la gentilezza e il coraggio di spogliarsi dei suoi privilegi affinché lo possa portare davanti ai giudici e che lui mi dimostri che sono un pifferaio di Putin, come ha scritto. Ok, e questo è il suo appello. Senta, lei però ha condannato l'invasione militare, l'invasione di Putin all'Ucraina, però ha detto che dobbiamo umanizzare il presidente, certo, russo. Ecco, e poi ha detto che, questo l'ha detto anche da noi la scorsa settimana, che l'unico modo per uscire da questa guerra è lasciare tutto a lui, tutto quello che desidera, cioè Crimea, Donbass e neutralità del paese,
Perché se no non c'è modo di finirla. Ma dobbiamo davvero arrenderci al più prepotente? Non è esattamente quello che ho detto. Io ho detto questo, che come si fa un'analisi di sicurezza internazionale? Bisogna innanzitutto centrare il cuore del problema e poi far discendere logicamente tutte le riflessioni dal problema centrale. Ora, il problema centrale, altrimenti non si comprende il mio ragionamento, è che Putin ha fatto scacco matto perché vince questa guerra o in maniera regolare, con l'esercito, oppure con le bombe atomiche. Allora, siccome la situazione è questa, siccome ci muoviamo in questo campo di forze, qual è a mio giudizio la soluzione migliore? Quella di dare a Putin quello che si prenderà soltanto con il tempo. Quindi dal mio punto di vista è certo che Putin, a meno che la NATO non decida di intervenire, perché noi studiosi lavoriamo sempre... Intervenire, lei dice militarmente. Militarmente, perché noi studiosi si dice che lavoriamo in condizioni ceteris paribus, che vuol dire a parità di tutte le circostanze. Che cosa vuol dire? Che se la situazione rimane questa, cioè i fattori rimangono stabili, quello che accadrà è che Putin prenderà quello che vuole prendersi. Allora la mia proposta è, anziché aspettare 6 mesi e quindi un'ecatombe di bambini morti, eccetera, eccetera, diamogli quello che tanto tutti sappiamo si prenderà. Io dico semplicemente, cioè, anticipare Crimea, i tempi. Donbass, esatto, fare un tentativo. Ma se gli ucraini non glielo vogliono dare, noi come facciamo a dire diamogli quello? Allora, se, perché deve decidere l'Ucraina, non possiamo decidere noi. Questo è il passaggio strategico, questo è il passaggio strategico fondamentale. Perché? Poi faccio entrare gli altri. Perché questa sua considerazione parte dall'assunto che gli ucraini abbiano una volontà immodificabile. Invece nella politica internazionale i conflitti vengono regolati dall'esterno, cioè sono le potenze straniere che regolano l'intensità del conflitto. Cioè, che cosa vuol dire? Che noi abbiamo gli strumenti per ammorbidire Zelensky, è chiaro che se noi Zelensky lo riempiamo di armi, che cosa può dirti Zelensky? Combatto fino a. Ma allora dobbiamo sangue. Invece, cioè se qualcuno arriva in Italia e dice io mi voglio prendere la Lombardia, il Piemonte e la Sicilia e voi non dovete, come dire, dovete smilitarizzarvi. Ma e guardi, dottoressa, questo noi ci pericolo, rassegniamo a dargli guardi, queste regioni. Questo pericolo per noi purtroppo, per fortuna, non esiste, perché se il Presidente della Commissione Europea, anziché essere Juncker, fosse stato Berlusconi o Prodi, secondo me noi in questo inferno non ci troveremmo. L'Italia non può avere questo problema perché è un paese intelligente, no, ma io dico, ha una delle migliori diplomazie del mondo e non si mette a fare pressioni sul confine di una superpotenza che ha 2000 bombe atomiche, perché gli italiani non sono stupidi, hanno una delle diplomazie, il Ministero nel Ministero degli Esteri, alla Farnesina, ci sono alcune delle migliori intelligenze del mondo che sanno come si gestisca la politica internazionale e infatti non ci troviamo nei guai. Quindi questa ipotesi io non la prendo nemmeno in considerazione. No, ma io dico come principio generale, al di là di questa ipotesi, naturalmente. Ma diciamo, il principio generale è, dipende. Se perché qualcuno vuole occupare la mia terra, certo, io resisto. Ma non gliela concedo, diciamo, non gliela do, non gliela. Però il punto come stanno dimostrando di fare gli ucraini. Ma il punto fondamentale è che anche noi abbiamo invaso l'Iraq. Anche noi abbiamo invaso l'Afghanistan, cioè il punto fondamentale è comprendere perché qualcuno ti invade e quindi fare delle politiche affinché l'invasione non si verifichi, perché se noi avessimo fatto politiche diverse questa invasione non ci sarebbe stata, questa è la realtà dei fatti. Certo.